Sono le 9:33, guardate che cosa sto ascoltando. Adesso io sono in palestra, mi sono già vestita, ho già il leggings, non so se vedete, il top così. Oggi è tutta blu, però adesso mi trucco. Voi vi direte, ma perché ti trucchi prima di andare in palestra? Perché ragazzi, io se non mi piaccio non riesco ad allenarmi. Vi giuro, ci ho provato, ma cioè devo stare bene, cioè non è che mi trucco chissà cosa. Però devo piacermi, perché sennò non riesco a spingere in palestra. Cioè chi magari si fa la barba, tutte queste robe qua, io mi trucco perché mi fa stare bene e mi dà l'idea di essere più ordinata. E questo senso di serenità mi fa spingere di più. Quindi adesso mi truccherò, quindi non state a dire ma perché ti trucchi? Normalizziamo il fatto di truccarsi prima di andare in palestra. Mi piace, mi vedo più carina e questo mi dà la possibilità di spingere maggiormente in palestra. Poi magari sono identica prima, per carità, perché io non mi so truccare. Però concettualmente questo. Allora, io ho già finito, per dirvi, ho messo sopracciglia, perché avendole abbastanza folte almeno stanno un po' dove devono stare. Ho messo questo per le occhiaie, che in realtà non ne ho tantissime. E poi ho messo questo mascara qua, sempre di Wycon, stracarino. Cioè tipo già adesso non è che è cambiato un cavolo, però mi sento già meglio, sono più felice. Quindi adesso vado ad allenarmi, palestra, in modo che io sia lì per le 10 circa. E basta, oggi ho panca, farò schifo, cioè io la panca faccio cagare. Quindi sappiatelo, perché ce ne sono altamente consapevole. Tra l'altro sto facendo degli esercizi di mobilità che mi sto cercando di impegnare di fare ogni giorno barra ogni due giorni, perché mi dimentico. E vediamo che cosa accade, cioè se magari miglioro in qualche... boh, non lo so ragazzi, sono io e la panca, siamo proprio due mondi completamente separati. Get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah, yeah, yeah. A casa sono in realtà tipo le 6:30, 6:20, però dopo la palestra sono andata a mangiare fuori a casa di una mia amica, abbiamo fatto la pasta, abbiamo studiato. Adesso sono tornata a casa e mi sto per fare la merenda, ovviamente. Comunque volevo un attimo anche aggiornarvi su quello che come stanno andando le cose, perché non ho più messo niente. Volevo provare insieme a voi questo, che è lo Zero Cookie di Prozis. E poi ragazzi, io mangerò anche queste, che sono buonissime. Queste ragazzi sono la cosa più buona. Sono praticamente nocciole ricoperte di cioccolato, ragazzi. Cioè, sono buonissime. Ho preso il pacco grande, infatti le smercio, tipo anche le mie amiche che ne vanno matte. E quindi porto tipo i regalini di Natale, gli porto quelli. Regalo perfetto. Ok, allora,
Adesso facciamo l'assaggio del biscotto. Io l'ho messo in microonde un minuto, tipo 700 watt. Io già questi li avevo assaggiati, non proprio questo gusto, però di questi biscotti. E uno non mi era piaciuto per niente. Un altro era strabuono, tipo quello doppio cioccolato era strabuono. Un altro però l'avevo provato, non mi era piaciuto. Quindi mi hanno detto di provare a metterli in microonde. Vediamo. Buono. In microonde, perché da quel caldino cioccolato, come se fosse tipo, per esagerare, come se fosse la tenerina però riscaldata. Quindi se avete questi biscotti e non sapete come mangiarli perché così non vi piacciono, fatti così al microonde, buonissimo. Volevo un attimo aggiornare su quello che è il mio percorso. Allora, adesso io sono alla terza settimana di programma e ho i test il 24 di dicembre. Sì, alla vigilia io andrò a fare i test. Gang, mi divertirò un botto. E ora come ora ho toccato domani. Allora, oggi ho fatto panca, ho fatto i miei primi 42 kg e mezzo di panca. Sono contentissima perché non riuscivo a sbloccare i 40 kg. Cioè, oltre i 40 kg di giorno riuscivo ad andare. Infatti mi stavo un po' deprimendo perché, allora, oggettivamente a me la panca non piace, ma non mi piace perché ovviamente non la so fare. E io, perché ho carichi bassi. Tra tutte le altre alzate preferisco lo stacco, poi lo squat e poi la panca. A parte che in panca non ho le leve favorevoli, ho le leve più favorevoli in stacco, ad esempio, ed è per questo che in realtà mi piace di più. Però vabbè, sono un po' di parte. E quindi ho toccato i 42,5 kg, sono contentissima. Yay! Allora, in squat, allora, se mi seguite su Instagram è più facile perché, cioè, capite meglio di quello che sto parlando, perché metto sempre le alzate che faccio. Io non faccio solamente i fondamentali quando mi alleno, ovviamente. Cioè, io prima faccio i fondamentali, poi nella mia scheda ho anche i complementari, che però non filmo mai perché, a parte che non c'è nessuno che me li può filmare, e poi perché sono brutti da vedere, cioè, oggettivamente. Domani avrei le singole, domani ho gambe e devo fare le singole di stacco 5x1 con 130 kg. Ed è la prima volta che toccherò, cioè che solleverò proprio materialmente 130 kg, perché di solito, perché in passato ho fatto 125 per 3, che vuol dire che 130 ce li ho, però non ho mai fatto 130, capito? È questo concetto che... Poi mi metto un po' l'ansia in realtà, però sono contenta. E poi devo fare, ho fatto tra l'altro la settimana scorsa PR di squat, ho fatto 90 kg per la prima volta, e domani ho squat pesante, un 1x1 con 92,5 kg. Beh, so già che mi salgono brutti, mi saliranno brutti, ma proprio brutti brutti brutti, però mi saliranno, ce ne sono fermamente convinta. E triple a 85, credo. Quindi in realtà sta andando bene, sono molto contenta di come sta andando questo percorso. E con Filippo non abbiamo ancora deciso ovviamente quando gareggerò, perché, cioè, è tutto troppo prematuro oggettivamente. Cioè, oggettivamente non sono ancora un'atleta competitiva, a parte che non mi definisco ancora atleta perché finché non metto piede in gara mi alleno, cioè sono un'atleta. Vedrete probabilmente i test su Instagram il 24 di dicembre, che faccio i test. Devono salire, ve lo giuro, devono salire, e saliranno, perché sennò mi deprimo. Raga, questa è la mia colazione, ho fatto anche una mela. Cioè, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Troppo fiera. Ma ragazzi, è buonissimo. Cioè, vi consiglio di farlo. Cioè,
buonissime. Comunque amici, è arrivato il pacco di Prozis che ho aperto ovviamente. Volevo farvi vedere quello che ho preso, che vi giuro fa morire dal ridere. Ho deciso che questi calzini li metterò il giorno dei miei test di fine programma, ovvero alla vigilia. Mi porteranno fortuna, quindi li andrò a mettere. Cioè io posso impazzire. E basta. Chiuderei quel video con questa bellissima perla, perché non so quanto sia durato. E però è stato un po' un video un po' frenetico, molto, molto random. Tra l'altro ne ho scritti un paio che vorrei rifare e spero di realizzare, che sono diversi dai soliti vlog. Spero di riuscire a farli, perché in palestra da me è un po' difficile registrare perché c'è tanta gente, mi vergogno. E poi tra l'altro volevo comprare tipo il microfonino, perché così se sono lontana comunque riesco a parlare. E basta. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Quindi io e i miei calzini vi salutiamo e vi porterò con me i test della vigilia, perché sono delle robe da immortalare. Vi mando un grosso bacio enorme e noi ci vediamo in un prossimo video.